C'è chi preferisce i litigi sui nomi, sugli articoli, sul genere degli articoli. Non è il nostro caso. Noi preferiamo l'opposizione sui fatti e oggi è un fatto non solo che lei è donna, ma che soprattutto è la prima donna a ricoprire quel ruolo dopo che per 67 volte su quello scranno si sono avvicendati degli uomini. Sarebbe abbastanza facile anche ricordare alcune sue affermazioni, per esempio quando imputò a quel governo di non avere abbastanza donne e soprattutto di avere un'età media troppo elevata. Le do una notizia, il suo governo, ancorché abbia, ed è un elemento di pregio, una presidente del Consiglio donna, ha meno donne del governo Draghi e soprattutto l'età media è la più alta di tutti i governi della Seconda Repubblica. La collocazione internazionale. Bene il richiamo all'atlantismo, la nettezza nell'individuare nella Federazione Russa la responsabile di un attacco scellerato all'Ucraina. Sicuramente questa è la posizione di Azione e di Italia Viva. A noi piacerebbe che fosse la posizione di tutte le opposizioni, perché solo nel nostro paese si rischia di cambiare la collocazione internazionale al cambiare di un governo. Noi pensiamo che quello deve essere un elemento distintivo del paese, indipendentemente dai governi, ma non è così. Ci auguriamo però, visto le affermazioni dei suoi alleati, che lei, da Presidente del Consiglio, riesca a mantenere questa posizione all'interno della sua maggioranza e che all'interno del governo sia netto il sì alle sanzioni economiche alla Russia e, laddove, nella peggiore delle ipotesi, la guerra dovesse continuare anche dopo dicembre, che non si abbiano esitazioni ad inviare armi alla resistenza ucraina. Bene l'incontro con Macron, speriamo che dia i frutti, ma non possiamo dimenticare il suo legame con Orbán, le dichiarazioni rispetto a Vox e anche la vicinanza ai partiti estremisti nell'Unione Europea. E il punto sul quale ha meno convinto è il tema dell'energia. L'energia è stato il tema più trattato durante la campagna elettorale. Noi francamente non abbiamo capito la novità. Non abbiamo capito quale sarà il provvedimento innovativo, strutturale, che distinguerà il governo Meloni rispetto al governo precedente. A partire dal fatto che lei ha scelto l'ex ministro Cingolani come una persona che può continuare quel tipo di lavoro. Ebbene, e allora ci domandiamo, visto che lei ha anche detto, ha fatto capire di voler prorogare gli aiuti che il governo precedente aveva già stanziato, noi vorremmo capire in cosa consiste la discontinuità.